chiama Origami all'alba, il nuovo brano scritto da Matteo Paolillo, cantautore e attore della serie televisiva di successo targata Rai, Mare Fuori. Il singolo, nella terza stagione, è cantato da Clara Soccini, che interpreta Crazy Jay, giovane trapper milanese dal passato burrascoso. E tu sei una new entry del cast quest'anno. Il mio personaggio è Giulia, che è una ragazza milanese, più precisamente di Corvetto, quindi diciamo della parte più povera di Milano, con il sogno nel cassetto di cantare. Il pezzo, uscito lo scorso 24 febbraio, si prepara a diventare l'ennesimo successo discografico legato alla serie televisiva disponibile su Rai Play, Netflix e attualmente in onda su Rai 2. In particolare quest'ultimo brano di Matteo Paolillo, che in arte si fa chiamare Icaro, ha conquistato la scorsa settimana il disco d'oro. Origami all'alba è un brano che racconta la fine voluta ma ugualmente dolorosa e sofferta di una relazione per cercare di preservare la bontà di chi si ama. Anche Clara, l'attrice che per la prima volta interpreta questo brano nella serie, ha commentato così ai microfoni della Voce dello Spettacolo. Se dovessi descriverti Giulia, ti direi che è molto fragile, ha compiuto tanti errori, non sempre è stata buona con gli altri. Però sicuramente penso che l'esperienza in carcere farà sì che ripensa al suo passato, alla libertà, ma anche alle cose negative successe a lei e la farà riflettere per avere un futuro migliore, ecco, su quello sì. Avrà una metamorfosi per quanto riguarda la musica, per quanto riguarda se stessa, imparerà cos'è l'amore verso se stessa, cosa che non conosce. E anche l'amore verso gli altri. Origami all'alba sono due parole che mi sono venute in mente mentre ero in studio con Matteo Paolillo, ci dice lei. Mi trasmettono un senso di nostalgia. Scrivere un nuovo testo con nuove strofe e ritornello in collaborazione per il mio personaggio è stato stupendo. Immedesimarmi in Crazy Jay è stato difficile, ma ho compreso che io e lei avevamo in comune l'amore per la musica. E così ci parla anche della sua esperienza sul set di Mare Fuori. Entrare all'interno di questa serie è stato come entrare in una seconda famiglia. A me è piaciuto tantissimo, soprattutto perché l'ho preso grazie alla mia passione che è la musica. Io nasco come cantante, quindi è stato tutto nuovo per me e portare avanti, vedere l'evoluzione di un personaggio musicale all'interno di questa serie, mi sono rivista un po' in questo, no? Perché è stata, anche io ho avuto un'evoluzione e quindi no, è stato bellissimo. 3 mesi intensi, pianti, risate, difficili alcune scene, però bellissimo. Ogni notte che fa giorno ci sarà un nuovo tramonto.